Molti erano commossi, pure, perché avevano anche alcune paura. C'è una sorta di pudore a raccontare queste storie. Poi un giorno gli ho detto a Franco, perché parlavano di questo trono ma nessuno di loro l'aveva visto. Allora gli ho detto a Franco, sai che facciamo? Un giorno mi porti sul Montetto, lui non c'era venuto mai. Lui dice, no, ci si può andare perché ci sono i tabù delle serpi che non va, delle vipere che non vanno mai in letargo. E poi non so se hai sentito mai parlare di quel serpente legumone grande grande con la testa come quella di un uomo. C'è qui. E hanno trovato la pelle pure quest'estate, ce l'analizzavano. È un serpente che vive sottoterra. È molto lungo, ma la cosa impressionante è che ha la testa come una persona e si avvolge nel tronco e ti guarda così. Ci sono state tante testimonianze in televisione quando sono andata io a Cera Rai 1, sono venute tutte. È ancora viva una signora che l'ha visto. Gli altri erano anziani, ma non ci sono più. E allora per questo serpente, per le vipere, nessuno veniva qui. Poi finalmente nel 1983, mi pare, ha bruciato tutta la piana, tutta. Allora gli ho detto a Franco, ma ci possiamo andare perché sia le vipere che il serpente sono scappati. E siamo venuti, io, lui e il nostro figlio, cioè aveva 13 anni allora, Massimiliano. E poi c'erano gli amici di Massimiliano, siamo venuti da sotto, siamo passati. Una volta arrivata là sotto, che qui non avevo visto ancora niente, ci siamo messi per terra sull'erba tenera, eravamo stanchi dopo la salita e invece i ragazzini sono andati avanti e si è messo Massimiliano con un bastone tipo questo, si è messo sopra un grande masso, un sasso, che io allora non sapevo che cos'era. E ho visto, io stavo sdraiata così, ho visto in questa maniera da dietro, si è piantato il bastone che c'aveva in mano, ho visto come se questo masso si aprisse come fosse un'arancia. I ragazzi sono entrati dentro, ma preso il corpo di un'impressione che lui doveva sbagliare, ma un po' cazzo, ma forse tu anche che c'era, invece i ragazzi stavano qui, ridevano e non c'era niente, io non ero successo, l'ho visto solo io con la testa mia. Allora ho detto ci deve essere qualcosa, se ho suscitato questo segno, allora ho cominciato a tirare su tutto bruciato, così tiro su anche tutto il corpo, quando c'è un mano tutto viene su, si porta presso tutta la testa. È avvenuto pulito come adesso, non c'è andato più niente. Allora ho cominciato prima il sedile, questo è il sedile, il trono, dico allora ci deve essere l'impronta del gigante. Allora abbiamo guardato perché sembra che la persona che stava sdraiata lì aveva o un casco o una corona, la testa di una volta. Insomma, quello che dicevo di vecchio l'ho trovato. Però poi dopo ho cominciato a fare le ricerche, siamo andati di sotto dove c'è il muraglione, abbiamo trovato le tombe, poi ogni volta che venivamo